Ciò che oggi può sembrare fantasia, domani sarà senza dubbio realtà. Questo è un racconto del futuro. Qui non esistono più nazioni o continenti, ma solo l'umanità. L'umanità e le sue colonie sparse nell'universo. Con una velocità oggi inimmaginabile, le astronavi percorrono la nostra Via Lattea. Sono pilotate da superuomini, addestrati a combattere senza esclusione di colpi. Una di queste astronavi è l'Orion. L'Orion fa parte di un gigantesco sistema di sicurezza che serve a proteggere la Terra dalle invasioni dell'universo. Accompagniamo dunque l'Orion e i suoi occupanti nel loro giro di pattuglia all'orlo dell'infinito. Ciao a tutti da Marco Domenicone, il vostro consulente musicale, nonché pifferaio magico. Hi everybody, from Marco Domenicone, your favorite music consultant. Today we're gonna talk about the fantastic adventure of Orion Spaceship. Oggi parleremo delle fantastiche avventure dell'astronave Orion. Die Fantastischen Abenteuer des Raumschiff Orion è una serie televisiva di fantascienza del 1966, la prima più costosa prodotta in Germania Ovest, dove divenne molto popolare ed è considerata un cult. Rampatrouille può essere tradotto come pattuglia dello spazio in italiano. Per l'edizione Rai e in DVD è stato usato il titolo abbreviato di Le avventure dell'astronave Orion. Di questa produzione, che viene talvolta ricordata anche come la più costosa della TV tedesca, furono realizzati 7 episodi da 60 minuti in bianco e nero. La prima trasmissione è il 17 settembre 1966 sull'emittente tedesca ARD, solo 9 giorni dopo la prima Star Trek negli Stati Uniti. La prima trasmissione in italiano risale invece al 1972 sulla televisione svizzera di lingua italiana. La Rai mise in onda soltanto 4 episodi nel 1974 con il titolo Le avventure dell'astronave Orion. Pur avendo riscosso un buon successo in Germania e molte nazioni europee, la serie non fu mai trasmessa negli Stati Uniti a causa del fatto che era in bianco e nero, mentre negli USA venivano già trasmessi telefilm a colori, ma anche per il doppiaggio, cui i telespettatori americani non erano abituati. Per confermare la mia tesi che l'atterraggio su Rea è possibile, atterrerò sul pianeta fra qualche istante. Qui è l'Orion. Passo e chiudo. Pronti all'atterraggio. Nel 2003 è stato realizzato un film antologico montando alcune spezzoni degli episodi. Gli effetti speciali della serie, spettacolari per l'epoca, ora possiedono un certo fascino antiquato. Il budget della serie era basso per gli standard attuali, ma i progettisti delle scenografie si dimostrarono molto creativi nel realizzare il massimo con i loro mezzi limitati. Furono utilizzati dei ferri da stiro elettrici come parte della console di comando e bicchieri di plastica per le luci del soffitto. Ciò nonostante, i considerevoli costi della serie provocarono la sua conclusione dopo solo 7 episodi. Nel 2003 vide la luce un film composto da varie scene della serie originale. Nel corso degli anni sono stati pubblicati 145 romanzi basati sulla serie e sulla continuazione della storia. Generale Van Dyck. Oltre alla progettazione delle scenografie, nella lingua originale è ritenuta memorabile la terminologia della serie. Invece di usare o tradurre dei termini inglesi, la serie ha creato appositamente dei termini originali in tedesco. La colonna sonora fu composta da Peter Thomas. Nonostante l'espresso ordine alfa del comando supremo. Che lei voglia vedere il comandante McLean. La serie fu trasmessa per intero nel 1972 dalla televisione svizzera di lingua italiana. Per l'occasione furono doppiati tutti e 7 gli episodi durante la TV dei ragazzi, cosa che rese difficile la comprensione della serie, ottenendo tuttavia un discreto successo di pubblico. Rampatrouille der Fantastischen Abenteuer des Raumschiff Orion, literal translation Space Patrol, The Fantastic Adventures of the Spaceship Orion, also known as Rampatrouille Orion and Space Patrol Orion in English, was the first German science fiction television series.
Its 7 episodes were broadcast by ARD beginning 17 September 1966, being a huge success with several returns. Audience ratings went up to 56% over the years. The series acquired instant cult status in Germany. È molto più onesto esonerarlo del tutto. Questa non è una brutta idea, generale. Nessuno è insostituibile. Fra non molto nei veicoli spaziali ci saranno solo delle... Spero sia il primo ad essere sostituito. Vai. Generale. Vai. È arrivato l'equipaggio dell'Orion. 1969, Apollo 11 landed auf dem Mond. 1965, Orion 7 sprengt eine Supernova. Motor fertig, Bomben fertig. Achtung, Achtung! 1969, Commander Armstrong funkt zur Erde, one small step for man. 1965, Commander McLean funkt zur Erde, Frogs greifen uns an. 1969, Apollo 11 landed on the moon. 1966, Orion 7 blew up a supernova. Motor fertig, Bomben fertig. Abschusscomputer ein. Läuft. Achtung, Achtung! 1969, Commander Armstrong said, one small step for man. 1966, Commander McLean said, I saw frogs out there. Jetzt kehrt Orion zurück aus der Zukunft. Als Kinofilm der galaktischen Kultur. Ich bin ganz anzunehmen, dass wir die einzigen sind, die Adiere multiplizieren können. So dumm bin ich auch nicht, aber rein theoretisch. Mein Gott, wir haben irgendwie Geschwindigkeiten. 1969, NASA dreamt of cities on the moon. 1966, Germans danced on the bottom of the sea. Spero vi sia piaciuta questa puntata dedicata alle pattuglie e le avventure dell'astronave Orion. Ciao a tutti! Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes.